Ti è mai capitato di trovarti a scuola o in ufficio e avere i capelli che ti danno fastidio, ma non avere il modo di sistemarli perché non hai né mollette né elastici? In questo video ti insegno non uno, ma due, tre, quattro, ben cinque metodi per legare i capelli con una semplice matita. Se hai possibilità di scegliere, le matite con gli spigoli sono migliori rispetto a quelle cilindriche perché ti garantiscono una migliore presa, ma questi metodi funzionano bene con entrambe le tipologie di matite. Se vuoi quindi imparare questi metodi, continua a guardare il video. Cominciamo quindi con il primo metodo. Per il primo metodo comincio raccogliendo tutti i capelli in una coda, poi li arrotolo sia su se stessi sia nella forma di uno chignon, proprio come se volessi fare un normalissimo chignon. Dopodiché prendo la matita e la inserisco nello chignon andando in direzione diagonale, percorrendo tutto lo chignon e ruoto leggermente la matita su se stessa per farla passare meglio nei capelli. Come vedrai in tutto il video, io tengo sempre la matita con le dita dalla parte finale, in modo tale da usare la punta per farmi strada nei capelli. Mi raccomando però di fare sempre piano e attenzione, in modo tale da non tirare i capelli. E questo quindi è il primo metodo. Come vedi, la matita si trova inserita non tra la testa e lo chignon, ma proprio all'interno dello chignon stesso. E questo è quello che garantirà il fatto di non farlo sciogliere. Come vedi, la matita viene via facilmente senza impigliarsi e non si sono formati dei nodi. Per il secondo metodo, creo lo chignon con la tecnica del nodo. Ti consiglio di provare a fare questo movimento mentre guardi il video, in modo da farlo venire in automatico. Per una spiegazione più dettagliata di questa tecnica del nodo, però, ti lascio comunque nelle schede un video apposito. Dopodiché prendo la matita e faccio la stessa identica cosa che ho fatto con il metodo precedente, quindi la inserisco nello chignon in diagonale fino a farla spuntare dal lato opposto. Anche in questo caso, togliendo la matita, lo chignon si disfa senza problemi. Il terzo metodo è quello che personalmente preferisco e consiste nell'utilizzare la matita proprio per creare lo chignon. Raccolgo sempre i capelli in una coda, poi posiziono la matita sopra la coda e faccio girare i capelli intorno alla matita fino a quando arrivo alle punte. Una volta arrotolati tutti, faccio fare quasi mezzo giro alla matita fino a quando arrivo ad averla in una posizione obliqua. A questo punto tengo la matita con una mano dalla parte finale e lascio andare le punte dei capelli con l'altra mano e con un movimento veloce vado a ruotare la matita in modo tale da inserire la punta all'interno dello chignon e la inserisco in modo obliquo fino a farla spuntare dall'altro lato. Questo movimento è sicuramente molto più semplice da fare rispetto a che spiegarlo a parole. Ti consiglio quindi di provare a realizzarlo mentre guardi il video. Anche in questo caso la matita non resta impigliata nei capelli. Anche il quarto metodo usa la matita proprio per realizzare lo chignon. Raccolgo i capelli in una coda, prendo la matita, la posiziono sopra i capelli e arrotolo i capelli intorno alla matita solo una volta. Poi faccio fare un quarto di giro alla matita fino a quando arrivo ad averla in posizione verticale. A questo punto, come prima, tengo la matita dalla parte finale e porto la sua punta verso la testa e all'interno dello chignon. E questo è il metodo che ha l'effetto finale che mi piace di più. Il quinto metodo è molto simile al precedente, ma il risultato finale che si ottiene è completamente diverso. Dopo
Dopo aver raccolto i capelli in una coda, prendo la matita, la posiziono sopra i capelli e arrotolo i capelli intorno alla matita solo una volta. Poi faccio ruotare la matita questa volta di mezzo giro e quando arrivo ad averla in posizione orizzontale, con lo stesso movimento che ti ho spiegato nei due metodi precedenti, la inserisco nei capelli. Questo metodo va molto bene sia per chi ha i capelli più corti rispetto ai miei, perché le punte non rimangono fuori, sia perché i capelli più lunghi se vuoi ottenere un effetto che si avvicina più a quello di una coda rispetto a quello di uno chignon. E questi quindi sono i 5 metodi. Ti inserisco anche una clip in cui ti faccio vedere che gli stessi metodi si possono utilizzare anche per creare dei mezzi raccolti. Prendo solo la parte superiore dei capelli, dopodiché scelgo il metodo che preferisco e uso la matita per legarli. Io in questo caso ho scelto il terzo metodo. E questi quindi sono i 5 metodi che ho pensato di proporti per legare i capelli con una matita. Come forse avrai notato, i primi due metodi consistono nel creare prima lo chignon e poi fissarlo con la matita, mentre gli ultimi tre metodi usano proprio la matita per creare lo chignon. Io spero tanto che questo video ti sia stato in qualche modo utile e noi ci vediamo al prossimo video!